cerca di qualcosa, qualcosa che nel mondo buio non puoi trovare, non puoi trovare. Il cuore resta ancora vuoto, i giorni sono sempre uguali, non cambia niente e tu cerchi ancora. Suo amore luce a sorgere dentro me, un'alba nuova. Se ascolti la sua voce, se credi nel suo amore, si leverà per te un'alba nuova. Qualcuno a te vicino, qualcuno che ti può aiutare, è Dio che t'ama, è Dio che t'ama. E la tua vita avrà uno scopo, e sparirà la tua angoscia, si leverà un'alba nuova. Buongiorno, buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù. Io sono Nicodemo Fabiano. Questo è tempo di Alba Nuova, potenza nella preghiera, potenza nella parola. Io spero che tu stia bene e anche che la nostra trasmissione vada meglio di ieri. Ho visto che ci sono stati, ossia c'era qualche rallentamento, si vede che il programma c'è stato un aggiornamento. Allora, ecco, noi abbiamo sempre bisogno di migliorare, però ecco, ieri era una questione proprio di software. L'importante è che noi stiamo qui. Noi non dipendiamo dal software per pregare, noi abbiamo il Signore, abbiamo lo Spirito Santo per pregare a Dio Padre nel nome di Gesù, appunto con la potenza dello Spirito Santo. Io saluto tutti quanti voi che siete qui e vorrei ricordarvi che mi puoi mandare le tue richieste di preghiera al 340-237-9339. Noi pregheremo al Signore, tra poco noi leggeremo anche la Sacra Scrittura, quindi mi raccomando, continuiamo sempre di più a partecipare su Alba Nuova. Per te che sei qui, mi raccomando, metti un like, condividi, commenta, iscriviti sul canale, perché così facciamo crescere questo canale, facciamo arrivare la parola del Signore nei cuori di tante persone che ne hanno proprio bisogno. Quindi questo è il momento in cui noi vogliamo far arrivare la parola del Signore a tutti, ok? Quindi parola di Dio, una semplice lettura della Bibbia, ma che appunto solo la parola di Dio in sé, per sé, perché è potenza, parola di Dio
è sufficiente, è ispirata, è inerrante, quindi entra nel cuore, ci porta alla fede, trasforma la nostra vita. Oggi che è il 14 di novembre del 2023, quindi ormai siamo praticamente a metà del mese di novembre, noi vogliamo ringraziare il Signore per questo tempo. Signore, ti ringraziamo per questo tempo che ci dai, ti ringraziamo Signore per la gioia che noi abbiamo di poter confidare in te in questo tempo, in questo Signore, questa mattina quando noi possiamo pregare al Signore. Ti ringraziamo per il tuo amore, per la tua grazia e per tutti i miei cari che sono qui. Noi esaltiamo il tuo nome, Padre, noi glorifichiamo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo e noi, Signore, ti ringraziamo e preghiamo, celebriamo il tuo nome, perché, Padre, tu sei buono. La tua bontà, Signore, dura di eternità in eternità. Signore, noi ti ringraziamo perché tu sei il nostro Signore in cui noi confidiamo, la tua parola è verità, Signore, per sempre la tua parola è stabile nei cieli, la tua fedeltà dura per ogni generazione. Tu l'hai fondato la terra ed essa sussiste. Tutto sussiste anche oggi, secondo le tue leggi, perché ogni cosa è al tuo servizio, è compreso il nostro cuore, compreso, Signore, tutto quello che esiste. Padre, io prego per le persone che magari stanno pensando nella vita in altri pianeti e non pensano che loro stessi hanno bisogno di avere vita in Cristo Gesù. Signore, io prego per questo. Dai a loro questa santa rivelazione, questa potenza di Dio. Ti prego, Padre, che noi possiamo ricordare che la tua parola regna e che tutto è stabile, perché tu hai reso stabile. Noi glorifichiamo il tuo nome. E ancora, Padre, benedetto sia il Signore, il Dio di Israele, di eternità in eternità, e tutto il popolo di Dio dica Amen. Signore, io glorifico il tuo nome questa mattina attraverso la tua parola, che ci spinge, che ci insegna come pregare al Signore. Io prego altrettanto, Signore, per questo tempo in cui noi stiamo vivendo, affinché in questa giornata noi possiamo, Signore, dedicare la nostra vita a te, ci possiamo accostare al Signore, possiamo cercarti profondamente, possiamo lodare il Signore, perché l'anima mia, Padre, si esulterà in te, nel Signore, si rallegrerà nella salvezza che tu ci dai. E come dice Davide, Signore, quando io ero nel deserto di Giuda, oh Dio, tu sei il mio Dio, io ti cerco dall'alba, di te è assetata l'anima mia, a te anella il mio corpo languente in arida terra senza acqua. Grazie, Signore, grazie davvero per la tua potenza, per la tua parola, nel nome di Gesù Cristo. Ti ringrazio, Signore, per tutti i miei cari che sono qui. Ringrazio, Signore, per le persone, i nomi che io vedo qui nella chat, la Nunzia, Antonio, la Nick, la Lina, Signore, la Debora, Elisette, Antonio, appunto, Anna, Grazia, che è qui con noi, Signore, la Diana Veronica, Roberto, Elaine, Pablo, la Daisy, Signore, la Caterina, Signore, la Patrizia, qui con noi, Gabriele. Infine, Signore, tutte le persone che sono qui, io ti ringrazio immensamente, perché è sempre un privilegio, Signore, poter pregare. E anche per chi non avesse scritto il nome o un messaggio qui nella chat, la mia preghiera, Padre, va verso di te, ringraziandoti per ogni benedizione sopra la nostra vita nel nome di Gesù. Signore, io colgo l'occasione anche per presentare alcune richieste davanti a te. Noi preghiamo per Telma, preghiamo, Signore, per Amauri, preghiamo per Massimo, preghiamo, Signore, per il cognato della sorella Elena di Rimini. Signore, tu sai quello che lui sta passando, ha molto bisogno, voglia tu, Signore, sostenere e salvare questa vita attraverso la tua parola. Signore Dio, io prego anche per la cara sorella Claudia a Rimini, Signore, che dopo tutto quello che ha attraversato, momenti davvero difficili per la sua salute,
Signore, io prego per la questione che lei sta affrontando in questi giorni, soprattutto per domani, che la tua mano potente possa, Signore, orientare, guidare, proteggere. Per tutte le anime, Signore, che si stanno accostando a te, voglia tu preservare il seme della parola di Dio nei loro cuori, affinché confidando in te questa parola cresca e possa produrre del frutto e possa produrre trasformazione, possa offrire la vera pace di cui queste persone, tutti noi abbiamo bisogno e soltanto in Cristo Gesù noi possiamo attingere. Signore, una preghiera potente nel nome di Gesù per Francesco di Lina, Signore, per l'esame che deve dare, Signore, ossia che deve fare per la sua salute. Tu sai quello che lui sta attraversando, noi preghiamo per la sua completa guarigione. Voglia tu, Signore, mettere la tua mano potente e guarire la sua vita, Signore. E per tutti noi, che non necessariamente forse abbiamo un bisogno fisico, ma sicuramente abbiamo tutti quanti un bisogno spirituale, mettiamo la nostra vita davanti al Signore. Perché in questa giornata, attraverso la parola del Signore, noi possiamo capire quanto è necessario per noi vivere nella dipendenza del Signore nel nome di Gesù Cristo. E inoltre, Padre, noi vogliamo anche pregare per il mondo, per quello che sta accadendo in questo tempo. Preghiamo, Signore, per l'Europa, preghiamo, Signore, per il confine verso est, preghiamo, Signore, verso oriente, ossia laddove c'è l'Ucraina, dove c'è la Polonia, dove c'è la Romania, dove c'è la Moldavia, dove c'è appunto la Russia. Signore, tu sai quello che sta accadendo in quella zona del mondo, soprattutto Ucraina e Russia. Noi ti preghiamo, Signore, mette la tua mano e fai che in mezzo alle difficoltà i credenti siano rafforzati, le famiglie, Padre, possano essere aiutate. Tutti noi in un modo o l'altro abbiamo pregato tanto, continueremo a pregare, ma ti imploriamo, Signore, che la tua mano potente possa manifestarsi nella nostra vita per continuare a essere strumenti portatori di pace attraverso la preghiera, magari attraverso un aiuto pratico per le persone che lì ci sono. Io prego per i pastori di quella zona che, Signore, sono chi non è uscito dal territorio ucraino prima deve rimanere lì, e soprattutto i maschi. Quindi, Signore, proteggi loro, benedice loro, anziani, gente magari semplice, forse addirittura appunto, Signore, poveri, che non hanno potuto uscire, ma che lì sono rimasti e soffrono, Signore, magari chi vive più verso la zona della battaglia, Signore, proteggi quelle famiglie, io ti prego. E per i governanti, Signore, che tu possa toccare il loro cuore. Noi sappiamo che negli ultimi tempi sarebbero venute le guerre, ma noi, Signore, non possiamo fare a meno di pregare affinché la tua parola possa raggiungere la vita anche di questi governanti nel nome di Gesù. Preghiamo altrettanto per il popolo di Israele. Abbiamo, Signore, un affetto particolare per questa nazione. Ci sono circa, Signore, 16 milioni di ebrei nel mondo. Se pensiamo, non sono così tanti rispetto a tante altre nazioni. Solo l'Italia ne ha praticamente 60 milioni di abitanti, il Brasile ne ha più di 200 milioni, l'India più di 1 miliardo, Signore. Quindi noi pensiamo a questo popolo piccolo, ma allo stesso tempo che in questo periodo è molto odiato, Signore. Questo rattrista il nostro cuore. Ti prego di proteggere loro e che i cristiani, Signore, possano comprendere che abbiamo un'altra occasione di dimostrare loro il vero amore di Cristo. Non per dire che loro sono i nostri fratelli, perché fratello mio è chi crede nel Messia, il vero ebreo, il perfetto ebreo che è venuto, che ha pagato per i nostri peccati, che è risorto dai morti. Ma Signore, come posso pregare, come posso parlare di te se non faccio, Signore, quello che tu hai detto, amare il prossimo e amare innanzitutto a te? Quindi usa questa occasione per noi, Signore, perché noi ci possiamo posizionare. Noi non siamo contro gli arabi, noi siamo contro, Signore, la violenza. Noi non siamo, io non sono personalmente, Padre, tu sai che io non sono a favore dell'Islam. Ognuno può credere a quello che vuole, ma esiste un solo Dio, esiste un solo Signore, esiste una sola via, esiste una sola vita, una sola salvezza, Signore, una sola verità
E questa è Yeshua HaMashiach. Gesù Cristo è il Messia. Lui è Dio che salva. Lui è il Cristo, il Mashiach, il Messia. In Lui noi confidiamo. In Lui noi abbiamo depositato la nostra fede. Ti prego, Signore, di proteggere. Signore, c'è tanta gente che sta soffrendo in questo momento. Ma una cosa è certa, Padre. Noi non siamo contro Israele. Noi preghiamo, Signore, sia per il popolo arabo e sia per il popolo ebraico, affinché in Cristo, Signore, ci sia la vera pace. Noi sappiamo che è un momento molto, molto, molto complicato e sicuramente, Signore, ci saranno delle ripercussioni in tutto il mondo, ma preghiamo che la Chiesa di Cristo sia saggia nel comportarsi in questo momento, nel pregare, nell'estendere la mano, Signore, per le persone in difficoltà, ma soprattutto nel mai spostarsi dalla Sacra Scrittura, ma rimanendo, Signore, nella parola di Dio, predicando il Vangelo di Cristo per la salvezza delle anime, perché tutte le nazioni, compreso Israele, hanno bisogno di Gesù Cristo, hanno bisogno del Vangelo, perché la Tua parola è necessaria, Nuovo e Antico Testamento. La Tua completa Scrittura, ispirata dallo Spirito Santo, noi preghiamo che ogni credente possa predicare questa parola. E per l'Africa, Signore, noi preghiamo. E per il continente asiatico, noi preghiamo, Signore. Per le isole tutte, noi preghiamo. Noi preghiamo, Signore, per le Americhe, Signore, sia al sud, il centro, il nord. Signore, noi preghiamo per tutte le nazioni, soprattutto laddove i cristiani sono perseguitati. Che la Tua parola possa raggiungere i cuori e possa trasformare queste vite. Noi te lo preghiamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. E il popolo di Dio dice Amen. Glorificato il nome del Signore. Allora, io do un'occhiata di nuovo qui nella chat per vedere se ci sono altri messaggi. Saluto la sorella Maria. Maria, in preghiera anche per te in questo tempo, affinché la grazia del Signore possa continuare a sostenere te in questo momento. Io so quello che stai passando e prego che la grazia del Signore stia con te nel nome di Gesù Cristo. E continueremo, cari, a pregare. Mi raccomando, mandami la tua richiesta di preghiera 340-237-9339. Roberto, in preghiera anche per te, per la tua famiglia, soprattutto per la salute di Neia. E noi ringraziamo il Signore nel nome di Gesù Cristo. Allora, cari, io vorrei ricordarvi che noi tra qualche istante incominciamo a leggere la Sacra Scrittura, quindi prendete la Bibbia, tenetela lì di fianco, magari un evidenziatore, un quaderno dove segnare degli appunti, perché noi stiamo per incominciare la lettura di un libro nuovo della Sacra Scrittura. Allora, carissimi, eccoci qua. Noi stiamo leggendo la Sacra Scrittura. Abbiamo il nostro calendario. Oggi noi incominciamo un libro nuovo della Parola di Dio, il libro del profeta Daniele. Allora, se Isaia, Geremia e anche Ezechiele praticamente ha vissuto in un periodo che l'esilio già era incominciato. Noi sappiamo che Isaia e Geremia hanno, ossia un pochino prima che il popolo di Giuda fosse deportato in Babilonia, invece qua noi abbiamo un profeta che ha vissuto durante il periodo della cattività, il periodo ossia in cui il popolo di Giuda, di Gerusalemme, era stato deportato, dopo che il Tempio era stato distrutto dai babilonesi, tempio che Salomone, figlio di Davide, aveva costruito. Ebbene, noi leggeremo, questo è un libro estremamente profetico, appunto profeta Daniele, vedrete qui man mano noi leggiamo, ci sono cose che hanno a che fare, i primi capitoli hanno a che fare con la sua vita lì in Babilonia, anche dei suoi amici, tutto quello che accade lì in quel periodo, ma allo stesso tempo ci sono cose che hanno a che fare con alcune cose che già sono accadute, no? Ma comunque che nel tempo di Daniele era futuro, e alcune altre cose che ancora devono succedere, che sono scritte nel libro del profeta Daniele. Noi oggi noi leggeremo capitolo 1, 2, 3, dopo noi andiamo nel Salmo 88 e il bellissimo capitolo di Giovanni, capitolo 17,
Vangelo di Giovanni nel Nuovo Testamento. Quindi andiamo subito qui, Daniele capitolo 1, 2, 3, parola del Signore. La parola del Signore dice: il terzo anno del regno di Ioachim, re di Giuda, Nabucodonosor, re di Babilonia, marciò contro Gerusalemme e l'assediò. Quindi lui fa un passo indietro e racconta quello che era successo. Il Signore gli diede nelle mani Ioachim, re di Giuda, e una parte degli arredi della casa di Dio. Nabucodonosor, ossia colui che era l'imperatore, era il re della Babilonia, portò gli arredi nel paese di Shinear, nella casa del suo Dio. Quindi dalla casa di Dio di Israele porta nella casa di un falso Dio che era il suo Dio, e li mise nella casa del tesoro del suo Dio. Il re disse ad Aspenas, capo dei suoi eunuchi, di condurli dei figli di Israele, delle stirpe reale o di famiglie nobili. Dovevano essere ragazzi senza difetti fisici, di bello aspetto, dotati di ogni saggezza, istruiti, intelligenti, capaci di stare nel palazzo reale per apprendere la scrittura e la lingua dei caldei. Quindi Daniele è uno di questi ragazzi, era un ragazzo in gamba, diciamo così, preparato, era bello fisicamente parlando, però ecco, di grande intelligenza. E dice, guardate bene qua, il re assegnò loro, a questi ragazzi, una razione giornaliera dei cibi della sua tavola e dei vini che egli beveva. E ordinò di istruirli per 3 anni, dopo i quali sarebbero passati al servizio del re. Quindi qua stanno imparando la cultura, qua stanno imparando la lingua dei caldei, quindi è una immersione totale nella Babilonia. Tra di loro c'erano dei figli di Giuda, Daniele, Anania, Misael, Azaria. Quindi questi sono alcuni dei ragazzi, ossia che hanno preso, ma sono i principali, quelli che la parola di Dio ci racconta qui nel libro del profeta Daniele. Dice che il capo degli eunuchi, sempre della Babilonia, diede loro altri nomi, quindi addirittura hanno cambiato il nome di questi ragazzi. A Daniele pose il nome di Baltasar, ad Anania Sadrach, a Misael Mesach e ad Azaria Abdinego. Quindi stavano cercando di cambiare proprio la personalità, praticamente, non sia la persona, la loro identità soprattutto. Però anche se hanno cambiato il nome, Daniele cosa fa? Daniele prese in cuor suo la decisione di non contaminarsi con i cibi del re e con il vino che il re beveva. Quindi lui ha preso una decisione: io posso anche essere qui, mi potete cambiare il nome, ma non potete cambiare la mia fede nel Signore. E chiese al capo degli eunuchi di non obbligarlo a contaminarsi. Il problema non era il mangiare, il problema è che questo mangiare era offerto in sacrificio agli idoli, al Dio, come noi abbiamo visto all'inizio del capitolo, al Dio di Nabucodonosor. E Daniele diceva: io non mangio il cibo, perché mangiare questo cibo vuol dire avere comunione con il Dio di questa nazione, e io amo Dio di Israele. Allora Dio cosa fa? Dio fece trovare a Daniele grazia e compassione presso il capo degli eunuchi. Questi disse a Daniele: io temo il re, mio signore, che ha stabilito quello che dovete mangiare e bere. Se egli vedesse le vostre facce più magre di quelle dei giovani della vostra stessa età, voi mettereste in pericolo la mia testa presso il re. Allora Daniele disse al maggiordomo, e al quale il capo degli eunuchi aveva affidato la cura di Daniele, di Anania, di Misael e di Azaria: ti prego, metti i tuoi servi alla prova per 10 giorni, dacci da mangiare legumi e da bere acqua. In seguito confronterai il nostro aspetto con quello dei giovani che mangiano i cibi del re e ti regolerai su ciò che dovrai fare. Il maggiordomo accordò loro quanto domandavano e li mise alla prova per 10 giorni. Alla fine dei 10 giorni, essi avevano miglior aspetto di
ed erano più prosperosi di tutti i giovani che avevano mangiato i cibi del re. Così il maggiordomo portò via il cibo e il vino che erano loro destinati e diede loro legumi. A questi quattro giovani Dio diede di conoscere e di comprendere ogni scrittura e ogni saggezza. Daniele aveva il dono di interpretare ogni specie di visioni e di sogni. Vedrete che questo è una cosa molto importante in questo libro e nella vita di Daniele. Giunto il momento della loro presentazione, il capo degli eunuchi condusse i giovani da Nabucodonosor. Il re parlò loro, ma fra tutti quei giovani non se ne trovò nessuno che fosse pari a Daniele, Anania, Misael e Azaria, i quali furono ammessi al servizio del re. Su tutti i punti che richiedevano saggezza e intelletto, sui quali il re li interrogasse, li trovava 10 volte superiore a tutti i magi e astrologi che erano in tutto il suo regno. Daniele continuò così fino all'anno del re Ciro. Quindi Daniele non ha cambiato idea, lui ha continuato nel suo impegno con il Signore. Capitolo 2, profeta Daniele. Nel secondo anno del suo regno, Nabucodonosor ebbe dei sogni. Quindi guardate che questa è una cosa che abbiamo visto già prima, che turbarono così profondamente il suo spirito da impedirgli di dormire. Sembra un po' qua la storia del faraone quando viene Giuseppe a interpretare. C'è qualche similitudine qua. I re sono due tempi, due luoghi, due persone, quattro persone, no? Perché c'era Giuseppe il faraone, qua c'è Nabucodonosor e Daniele. Vediamo che cosa accade. Allora, questi sogni turbarono così profondamente il suo spirito da impedirgli di dormire. Il re fece chiamare i magi, gli incantatori, gli indovini e i caldei, perché gli spiegassero i suoi sogni. Essi vennero e si presentarono al re. E egli disse loro: ho fatto un sogno e il mio spirito è turbato, perché vorrei comprendere il suo significato. Allora i caldei risposero al re in aramaico: o re, possa tu vivere per sempre, racconta il sogno ai tuoi servi e noi ne daremo l'interpretazione. Il re replicò e disse ai caldei: questa è la mia decisione. Se voi non mi fate conoscere il sogno e la sua... Oggi la voce non mi sta aiutando. Allora, e la sua interpretazione, sarete fatte a pezzi e le vostre case saranno ridotte in tanti letamai. Se invece mi dite il sogno e la sua interpretazione, riceverete da me doni, ricompense e grandi onori. Ditemi dunque il sogno e la sua interpretazione. Essi risposero una seconda volta e dissero: esponga il re il sogno ai suoi servi e noi ne daremo l'interpretazione. Il re replicò e disse: io mi accorgo che voi volete guadagnare tempo perché avete sentito la decisione che ho preso. Se dunque non mi fate conoscere il sogno, la vostra sorte sarà una sola. Voi vi siete messi d'accordo per darmi delle risposte bugiarde e perverse, aspettando che cambino i tempi. Ditemi dunque il sogno e io saprò che siete in grado di darmi l'interpretazione. Quindi qua, non so se hai capito, ma Nabucodonosor ha detto: io non ti racconto il sogno, se io ti racconto dopo ti inventi una interpretazione. Io voglio che tu mi dica il sogno prima ancora che io te lo racconti, e dopo mi deve dire anche l'interpretazione di questo sogno. Allora, guarda qual è la risposta. I caldei risposero al re e dissero: non c'è uomo sulla terra che possa dire ciò che il re domanda. Così non c'è mai stato re, per grande e potente che fosse, che abbia domandato una cosa simile a un mago, a un incantatore o caldeo. Quello che il re chiede è difficile e non c'è nessuno che possa dirlo al re se non gli dei, la cui dimora non è fra i mortali. Allora il re si adirò, si infuriò terribilmente e ordinò che tutti i saggi di Babilonia fossero giustiziati. Il decreto fu promulgato e i saggi stavano per essere uccisi e si cercavano Daniele e i suoi compagni per uccidere anche loro, ok? Allora Daniele si rivolse con prudenza e con tatto a Darioc, capo delle guardie del re,
che era uscito per uccidere i saggi di Babilonia. Prese la parola e disse a Darioc, ufficiale del re, perché questo decreto così perentorio da parte del re? Allora Arioc spiegò il motivo a Davide. Daniele si presentò al re e gli chiese di dargli tempo. Egli avrebbe fatto conoscere al re l'interpretazione del sogno. Allora Daniele andò a casa sua e informò Anania, Misael, Azaria, suoi compagni, esortandoli. Guarda qua l'importanza della preghiera. Guarda qua, loro sono sotto minaccia di morte per una questione che non avevano fatto nulla di sbagliato, ma lui esorta i suoi amici a implorare la misericordia del Dio del cielo a proposito di questo segreto, affinché Daniele e i suoi compagni non fossero messi a morte con tutti gli altri saggi di Babilonia. Allora, cari, nel momento della difficoltà, Daniele, pur sapendo che aveva il dono di interpretare i sogni, non ha detto "ci penso io". No, signore, lui ha chiesto ai suoi amici: pregate perché Dio mi dia l'interpretazione. Pregate perché il Signore mi dia questa rivelazione specifica di quello che devo fare, perché noi siamo sotto minaccia di morte. Allora, versetto 19, il segreto fu rivelato a Daniele in una visione notturna ed egli benedisse il Dio del cielo dicendo. Quindi lui prima prega a Dio, dopo che il Signore gli dà la risposta, lui loda, benedice il nome del Signore e fa la preghiera. Qui c'è una preghiera. Sia benedetto eternamente il nome di Dio, perché a Lui appartengono la saggezza e la forza. Prima cosa che dice Daniele. Seconda, Egli alterna i tempi e le stagioni, depone i re e le innalza, dà la saggezza ai saggi e il sapere agli intelligenti. Quindi, guarda che meraviglia di preghiera. Egli svela le cose profonde e nascoste, conosce tutto ciò che è nelle tenebre e la luce abita con lui. Parola di Dio. E lui dice: oh Dio dei miei padri, io ti lodo e in te ringrazio e ti ringrazio perché mi hai dato saggezza e forza e mi hai dato fatto conoscere quello che ti abbiamo domandato, rivelandoci il segreto che il re vuole conoscere. Quindi lui ringrazia, fa una preghiera meravigliosa, una preghiera che esce dal suo cuore. Dopo che ebbe pregato, Daniele si recò quindi a Darioc, a cui il re aveva affidato l'incarico di far morire i saggi di Babilonia, e disse: non far morire i saggi di Babilonia, conducimi dal re e io gli darò l'interpretazione. Quindi guarda che ci voleva fede e appunto fiducia nel Signore al 100%. Allora Arioc si affrettò a introdurre Daniele davanti al re e gli disse: ho trovato un uomo tra i giudei deportati che darà certezza al re l'interpretazione. Il re disse a Daniele, detto Baltasar, che era il nome no caldeo che avevano dato a Daniele: sei capace di farmi conoscere il sogno che ho fatto e la sua interpretazione? Guarda la risposta di Daniele. Daniele rispose al re: il segreto che il re domanda, né saggi, né incantatori, né magi, né astrologi possono svelarlo al re. Ma c'è un Dio nel cielo che rivela i misteri ed egli ha fatto conoscere al re Nabucodonosor quello che deve avvenire negli ultimi giorni. Ecco dunque quali erano il tuo sogno e le visioni della tua mente quando eri a letto. Quindi Daniele dice: il re, ossia il Dio di Israele, colui che può rivelare ogni cosa. E lui dice: i tuoi pensieri, o re, quando eri a letto, si riferivano a quello che deve avvenire da ora in avanti. Colui che rivela i misteri ti ha fatto conoscere quello che avverrà. Quanto a me, questo segreto mi è stato rivelato non perché la mia saggezza sia superiore di tutti gli altri viventi, ma perché io possa dare l'interpretazione al re e tu possa conoscere i pensieri del tuo cuore. Tu, o re, guardavi ed ecco una grande statua. Questo già è il sogno che nessuno aveva raccontato a Daniele, nemmeno Nabucodonosor. E lui sta raccontando il sogno e dopo dà l'interpretazione. Quindi tu hai visto una grande statua, questa statua immensa ed uno splendore straordinario si ergeva davanti a te. Il suo aspetto era terribile. La testa di questa statua era d'oro puro. Il suo
petto e le sue braccia erano di argento, il suo ventre e le sue cosce di bronzo, le sue gambe di ferro, i suoi piedi in parte di ferro e in parte d'argilla. Mentre guardavi, una pietra si staccò, ma non spinta da una mano, e gli colpì i piedi e il ferro e l'argilla della statua e li frantumò. Allora si frantumarono anche il ferro e l'argilla e il bronzo, l'argento e l'oro, e divennero come la pula sulla aia d'estate. Il vento li portò via e non se ne trovò più traccia, ma la pietra che aveva colpito la statua diventò un gran monte che riempì tutta la terra. Mamma mia, quindi qua guarda che potenza di visione, di sogno che aveva avuto Nabucodonosor e Dio aveva rivelato a Daniele. E lui dice, questo è il sogno, ora ne daremo l'interpretazione al re. Quindi Daniele aveva la certezza, questo è il sogno, questo non è forse. Lui non ha chiesto al Nabucodonosor, questo è per caso il tuo sogno? No, questo è il sogno. Versetto 37, tu, o re, sei re dei re, a cui il Dio del cielo ha dato il regno, la potenza, la forza e la gloria, e ha messo nelle tue mani tutti i luoghi in cui abitano gli uomini, le bestie della campagna e gli uccelli del cielo, e ti ha fatto dominare su tutti loro. La testa d'oro sei tu. Quindi lui sta dando l'interpretazione. La testa d'oro sei tu, Nabucodonosor. Dopo di te sorgerà un altro regno inferiore al tuo. Poi un terzo regno di bronzo che dominerà sulla terra. Poi vi sarà un quarto regno forte come il ferro. Poiché come il ferro spezza e abbatte ogni cosa, così pare al ferro che tutto frantuma, esso spezzerà ogni cosa. Come i piedi e le dita in parte d'argilla, dal vasaio e in parte di ferro, che tu hai visto, così sarà diviso quel regno, ma vi sarà in esso qualcosa della consistenza del ferro, poiché tu hai visto il ferro mescolato con la sua fragile argilla. Come le dita dei piedi erano in parte di ferro e in parte d'argilla, così quel regno sarà in parte forte e in parte fragile. Hai visto il ferro mescolato con la molle argilla? Poi perché quelli si mescoleranno mediante matrimonio, ma non si uniranno l'uno con l'altro, così come il ferro non si amalgama con l'argilla. Al tempo di questi re, il Dio del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto e che non cadrà sotto il dominio di un altro popolo. Quindi guarda qua, c'è un regno che viene e che non sarà mai distrutto. Secondo te, qual è il regno che non sarà mai distrutto e che non cadrà? Anzi, spezzerà e annienterà tutti quei regni, ma esso durerà per sempre. Secondo te, regno di chi si riferisce Daniele? Proprio come la pietra che tu hai visto staccarsi dal monte senza intervento umano e spezzare il ferro, il bronzo, l'argilla, l'argento e l'oro, il gran Dio ha fatto conoscere al re quello che deve avvenire da ora in poi. Il sogno è vero e sicura è la sua interpretazione. Quindi il profeta Daniele, giovane Daniele, è sicuro di quello che lui ha ricevuto dal Signore. Guardiamo la risposta del re Nabucodonosor. Allora il re Nabucodonosor, abbassando la sua faccia fino a terra, pensa questo, abbassò la testa fino a terra, si inchinò davanti a Daniele e ordinò che gli fossero portate offerte e profumi. Poi il re parlò a Daniele e disse, in verità il vostro Dio è il Dio degli dei, il Signore dei re e il rivelatore dei segreti, poiché tu hai potuto svelare questo mistero. Allora il re innalzò Daniele in dignità, lo colmò di numerosi e ricchi doni, gli diede il comando di tutta la provincia di Babilonia e lo fece capo supremo di tutti i saggi di Babilonia. Anche qui una similitudine con quello che era accaduto con Giuseppe in Egitto molti anni prima. Daniele chiese al re di affidare a Sadrach, Mesach e Abednego, quindi ai suoi amici, l'amministrazione della provincia di Babilonia, ma Daniele rimase alla corte del re.
Nabucodonosor, allora ora noi leggeremo capitolo 3, profeta Daniele. Il re Nabucodonosor fece una statua d'oro, quindi questo qua, ossia, non si era avuto la visione, ma non si era convertito nel cuore, no? Ossia, aveva avuto un sogno, Nabucodonosor, ma non si era veramente convertito al Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Lui fece una statua d'oro alta 60 cubiti e larga 6 cubiti e la collocò nella pianura di Dura, nella provincia di Babilonia. Probabilmente lui voleva, ecco, esaltare se stesso, come noi stiamo per leggere, e quella cosa della statua sarebbe rimasta nella sua mente, e lui non voleva che fosse lui solo la testa, voleva che fosse tutto lui. Poi il re Nabucodonosor fece convocare i satrapi, i prefetti, i governatori, i consiglieri, i tesorieri, i giureconsulti, i magistrati, tutte le autorità delle province, perché venissero all'inaugurazione della statua che egli aveva fatto erigere. Allora i satrapi, i prefetti, i governatori, i consiglieri, i tesorieri, i giureconsulti, i magistrati, tutte le autorità delle province vennero all'inaugurazione della statua che il re Nabucodonosor aveva fatto erigere. Tutti stavano in piedi davanti alla statua eretta da Nabucodonosor. Allora l'araldo gridò forte: a voi, gente di ogni popolo, nazione e lingua, si ordina quanto segue. Quindi c'era qui un ordine, un decreto da parte di Nabucodonosor. Qual era? Vediamo. Nel momento in cui udrete il suono del corno, del flauto, della cetra, della lira, del salterio, della zampogna e di ogni specie di strumenti, vi inchinerete e adorerete la statua d'oro che il re Nabucodonosor ha fatto erigere. Quindi Nabucodonosor aveva fatto tutto questo perché il popolo adorasse e venerasse lui in quanto Dio. E dice: chi non si inchina per adorare sarà immediatamente gettato in una fornace ardente. Quindi, wow, e adesso che cosa succederà qua? Non appena tutti i popoli ebbero udito il suono del corno, del flauto, della cetra, della lira, del salterio, di ogni specie di strumenti, gli uomini di ogni popolo, nazione e lingua si inchinarono e adorarono la statua d'oro che il re Nabucodonosor aveva fatto erigere. In questo stesso momento alcuni caldei si fecero avanti e accusarono i giudei, dicendo al re Nabucodonosor: o re, possa tu vivere per sempre. Tu hai decretato, re, che chiunque ha udito il suono del corno, del flauto, della cetra, della lira, del salterio, della zampogna e di ogni specie di strumenti deve inchinarsi per adorare la statua d'oro. Chiunque non si inchina e non adora deve essere gettato in una fornace ardente, ossia nel fuoco proprio. Ora ci sono dei giudei ai quali tu hai affidato l'amministrazione della provincia di Babilonia, cioè Sadrach, Mesach e Abednego. Qua non parla in questo capitolo di Daniele, non sappiamo perché, ma leggiamo ancora la parola per vedere cosa accade. Che non danno ascolto, questi uomini non danno ascolto e non adorano i tuoi dei e non si inchinano alla statua d'oro che tu hai fatto erigere. Quindi loro sono rimasti fedeli al Signore, Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe. Allora Nabucodonosor, irritato e furioso, ordinò che li portassero Sadrach, Mesach e Abednego e furono condotti alla presenza del re. Nabucodonosor disse a loro: Sadrach, Mesach e Abednego, è vero che non adorate i miei dei e non vi inchinate davanti alla statua d'oro che io ho fatto erigere? Ora, appena udrete il suono del corno, del flauto, della cetra, della lira, del salterio, della zampogna e di ogni specie di strumenti, siate pronti a inchinarvi per adorare la statua che io ho fatta. Ma se non la adorerete, sarete immediatamente gettati in una fornace ardente. E quale Dio potrà liberarvi dalla mia mano? Sadrach, Mesach e Abednego risposero al re: O Nabucodonosor,
Noi non abbiamo bisogno di darti risposta su questo punto, ma il nostro Dio che noi serviamo ha il potere di salvarci e di liberare e ci libererà dal fuoco, della fornace ardente e dalla tua mano, o Re. E anche, guarda qua, ossia Dio ha potere di liberarmi dal fuoco, ma guarda versetto 18, anche se questo non accadesse, ossia anche se Dio non mi libererà dalla fornace, sappi, o Re, che comunque noi non serviremo i tuoi dei e non adoreremo la statua d'oro che tu hai fatto erigere. Ossia, anche se Dio mi darà un'altra risposta alla preghiera che noi facciamo a Lui adesso, visto che noi siamo minacciati di morte, noi comunque adoreremo solo Lui e non un altro Dio. Allora Nabucodonosor si infuriò e l'espressione del suo viso mutò completamente nei riguardi di Sadrach, Mesach e Abednego e ordinò che si arroventasse la fornace 7 volte più del solito, quindi ancora 7 volte più calda. Poi ordinò gli uomini più vigorosi del suo esercito di legare Sadrach, Mesach e Abednego e di gettarli nella fornace ardente. Allora i re uomini furono legati con le loro tuniche, le loro vesti, i loro mantelli e tutti i loro indumenti e furono gettati in mezzo alla fornace ardente. Poiché l'ordine del re era perentorio e la fornace era arroventata, il calore uccise gli uomini che avevano gettato Sadrach, Mesach e Abednego nel fuoco. Quindi quei soldati che hanno gettato i tre amici di Daniele sono morti a causa solo del calore che hanno avuto addosso a loro. E questi tre uomini, Sadrach, Mesach e Abednego, caddero legati in mezzo alla fornace ardente. Allora il re Nabucodonosor fu spaventato e andò in gran fretta a dire ai suoi consiglieri: non erano tre gli uomini che abbiamo legati e gettati in mezzo al fuoco ardente? Quelli risposero e dissero al re: certo, o re. Eppure disse ancora il re: io vedo quattro uomini sciolti che camminano in mezzo al fuoco senza avere sofferto nessun danno, e l'aspetto del quarto è simile a quello di uno figlio degli dei. Nabucodonosor si avvicinò alla bocca della fornace ardente e disse: Sadrach, Mesach e Abednego, servi del Dio Altissimo, venite fuori. E Sadrach, Mesach e Abednego uscirono dal fuoco. E i satrapi, i prefetti, i governatori, i consiglieri del re si radunarono, osservarono quello che gli uomini che sopra videro che sopra i loro corpi il fuoco non aveva avuto nessun potere e che neppure un capello del loro capo era stato bruciato, che le loro tuniche non erano alterate e che essi non avevano neppure l'odore di fuoco. Nabucodonosor prese a dire: benedetto sia il Dio di Sadrach, Mesach e Abednego, il quale ha mandato il suo angelo e ha liberato i suoi servi che hanno confidato in lui. Hanno trasgredito l'ordine del re, hanno esposto i loro corpi per non servire né adorare alcun altro Dio che il loro. Perciò ordino quanto segue. Queste sono parole di Nabucodonosor. Chiunque a qualsiasi popolo, nazione o lingua appartenga dirà male del Dio di Sadrach, Mesach e Abednego, sia fatto a pezzi e la sua casa ridotta in un letamaio, perché non c'è nessun altro Dio che possa salvare in questo modo. Questo è un re pagano che dice che non si può essere salvato se non attraverso il Dio di Sadrach, Mesach e Abednego, perché è il Signore, il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe. Allora il re fece prosperare Sadrach, Mesach e Abednego nella provincia di Babilonia. Quindi abbiamo letto tre capitoli e ti posso anticipare una cosa: c'è un parallelo con quello che accadrà ancora nel mondo, seconda Tessalonicesi, con quello che c'è nell'Apocalisse, con quello che parla anche in prima Giovanni quando parla dell'Anticristo. Lui non è Nabucodonosor, ma sarà una sorta di governante mondiale, e la gente, non dico che necessariamente una statua, ma la gente dovrà inchinarsi davanti a lui.
a gente dovrà sottomettersi e adorare Lui come se Lui fosse non soltanto un governante, ma una sorta di messia del diavolo, se possiamo così dire. E allora attenzione, perché coloro che rimangono in piedi perché adorano soltanto il Signore saranno salvati, e coloro che si inchinano davanti al Dio di questo mondo saranno e già sono ora condannati perché non hanno creduto nel nome di Gesù. Parola forte, parola potente. Allora andiamo qui subito a vedere quello che dice il Salmo 88. Cantico, Salmo dei figli di Core, al direttore del coro da cantarsi mestamente. Cantico di Eman, l'Esraita, il Signore, Dio della mia salvezza, io grido giorno e notte davanti a te. Giunga fino a te la mia preghiera, porgi orecchio al mio grido, perché l'anima mia è sazia di mali e la mia vita è vicina al soggiorno dei morti. Io sono contato tra quelli che scendono nella tomba, sono come un uomo che non ha più forza. Sono disteso fra i morti, come gli uccisi che giacciono nella tomba, di cui non ti ricordi più e che la tua mano ha abbandonato. Tu mi hai messo nella fossa più profonda, in luoghi tenebrosi, negli abissi. L'ira tua presa su di me. Tu mi hai travolto con tutti i tuoi flutti. Hai allontanato da me i miei amici, mi hai reso abominevole per loro. Io sono imprigionato e non posso uscire. I miei occhi si consumano di dolore. Io ti invoco ogni giorno, Signore, e tendo verso di te le mie mani. Farai forse qualche miracolo per i morti? I defunti potranno risorgere a celebrarti? La tua bontà sarà narrata nel sepolcro? O la tua fedeltà nel luogo della distruzione? Le tue meraviglie saranno forse conosciute nelle tenebre? E la tua giustizia nella terra dell'oblio? Ma io grido a te, o Signore, e la mattina la mia preghiera ti viene incontro. Perché, Signore, respingi l'anima mia? Perché non mi nascondi il tuo volto? Io sono afflitto e agonizzante fin dalla mia gioventù. Io porto il peso dei tuoi terrori e sono smarrito. Il tuo sdegno mi travolge, i tuoi terrori mi annientano. Mi circondano come acque tutto il giorno, mi stringono tutti assieme. Hai allontanato da me amici, conoscenti, le tenebre sono la mia compagnia. Quindi questo è un salmo di lamento. Quando una persona, in questo caso sia il salmo che parla, salmo dei figli di Core, da cantarsi nel momento della difficoltà, nel momento sia quando c'è la sofferenza, e a volte noi abbiamo quell'impressione umana che Dio non sia più vicino a noi, ma noi sappiamo di poter confidare nel Signore. E nella Bibbia ci sono anche, appunto, anche nel libro dei Salmi soprattutto, anche cantici di lamenti. Ma vedete che qui, nonostante tutte le difficoltà e la minaccia di morte, ossia questa persona è consumata da tutto quello che accade, ma comunque prega al Signore. Giovanni capitolo 17, Nuovo Testamento. Gesù disse queste cose sempre ai discepoli prima di morire. Poi, alzati gli occhi al cielo, disse: Lui prega, Gesù prega al Padre. Padre, l'ora è venuta. Glorifica tuo figlio, affinché il figlio glorifichi te. Facendo un collegamento con Salmo 88, adesso è il figlio che deve affrontare la morte. E lui sta pregando al Padre. Già che gli hai dato autorità su ogni carne, perché egli dia vita eterna a tutti quelli che tu gli hai dati. Questa è la vita eterna, che conoscono te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera che tu mi hai data da fare. Ora, o Padre, glorificami tu presso di te, della gloria che avevo presso di te prima che il mondo esistesse. Io ho manifestato il tuo nome agli uomini, che tu mi hai dati dal mondo. Erano tuoi, e tu me li hai dati, ed essi hanno osservato la tua parola. Ora,
hanno conosciuto che tutte le cose che mi hai dati vengono da te, poiché le parole che tu mi hai date le hai, ho date a loro, ed esse le hanno ricevute e hanno veramente conosciuto che io sono proceduto da te, e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per quelle che tu mi hai dati, perché sono tuoi. E tutte le cose che mie sono tue, e tutte le cose tue sono mie, e io sono glorificato in loro. Io non sono più nel mondo, ma essi sono nel mondo, dice Cristo, e io vengo a te. Padre Santo, conservali nel tuo nome, quelle che tu mi hai dati, affinché siano uno come noi. Mentre io ero con loro, io li ho conservati nel tuo nome, quelle che tu mi hai dati, li ho anche custoditi, e nessuno di loro è perito, tranne il figlio di perdizione, affinché la scrittura fosse adempiuta. Gesù si riferisce a Giuda Iscariota. Ma ora io vengo a te e dico queste cose nel mondo, affinché abbiamo compiuta in se stessi la mia gioia. Io ho dato loro la tua parola, e il mondo li ha odiati, perché non sono del mondo, come io non sono del mondo. Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Vedete che noi abbiamo visto gente preservata dal diavolo, dalla condanna, dalla distruzione, Sadrach, Mesach e Abednego. Noi abbiamo visto nel capitolo 2 Daniele, che era minacciato di morte, ma è stato usato dal Signore. Cristo Gesù fa la stessa preghiera per me e per te. Signore, non togliere loro dal mondo, ma preserva loro dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Poi Gesù aggiunge, santificali nella verità, la tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo. Per questo noi stiamo ancora qui. Perché Gesù non ci toglie dal mondo, ma ci preserva perché noi possiamo andare nel mondo inviati da Lui, nel suo nome. Per loro io santifico me stesso, affinché anche essi siano santificati nella verità. Non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola. Che siano tutti uno, come tu, o Padre, sei in me e io sono in te, anche essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. E io ho dato loro la gloria che tu hai data a me, affinché siano uno come noi siamo uno. Io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità. E affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li ami come hai amato me. Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche quelle che tu mi hai dati, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai data, poiché mi hai amato prima della fondazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato. E io ho fatto loro conoscere il tuo nome e lo farò conoscere affinché l'amore del quale tu mi hai amato sia in loro e io in loro. Parola del nostro Signore. Quindi parola benedetta dal nostro Signore Gesù Cristo, che dà a noi una parola santa, una parola di vita, una parola di verità, una parola di unità, una parola che promette a noi la salvezza eterna. Glorificato sia il Signore per la sua parola. Io auguro a te una giornata davvero benedetta, che questo sia un martedì dove la luce del Signore possa splendere nella tua vita, ma che noi possiamo imparare dall'esempio di Daniele, dall'esempio dei suoi tre amici, di quello che noi dobbiamo, come noi dobbiamo vivere in questo mondo, perché ci sarà sempre pressione per far sì che tu ti pieghi davanti al Dio di questo mondo, ma noi adoriamo un solo Signore e a Lui solo noi ci prostiamo. Non dimenticare questo. Ci sarà sì molte difficoltà, ci saranno tante difficoltà, ma il Signore è con noi. Lui manda l'angelo suo per riscattare la nostra vita, per proteggere il suo popolo e perché noi rimaniamo sempre nella sua parola,
aspettando la venuta del Signore. Io auguro a te una bellissima giornata, ti do un forte abbraccio, un santo bacio, che la grazia del Signore stia con te nel nome di Gesù. Alba Nuova, potenza nella preghiera, potenza nella parola. Se ascolti la sua voce, se credi nel suo amore, si leverà per te. Non so né chiare più la verità.